Allora, io mi sono occupato di Gabbro Piola nei suoi aspetti di fisico-matematico qualche anno fa e credo di aver fatto un lavoro con qualche tipo, con qualche margine di originalità. Adesso ho tentato un approccio, uno studio di una faccia diversa di Piola filosofo. E questa volta mi sono accorto, dopo un certo lavoro, io di solito quando faccio inizio un'attività di ricerca leggo prima la letteratura primaria e poi dopo, quando mi sono fatto un'idea, quella secondaria, altrimenti diciamo, se uno legge dal mio punto di vista, se uno si fa una cultura generale poi smette di lavorare perché vede già stato scritto tutto di tutti, quindi diciamo si scoraggiano. Quindi comunque poi a un certo punto sono tornato alla letteratura secondaria e mi sono accorto che invece questo aspetto un po' meno scientifico di Piola era già stato trattato e trattato abbastanza, in modo abbastanza approfondito, quindi mediamente approfondito, quindi ho dovuto un po' cambiare il tiro e ancora non ho concluso il mio cambiamento, quindi diciamo è un lavoro in itinere. I lavori, diciamo, che in realtà conoscevo, però mi ero dimenticato, in cui viene affrontato l'aspetto di Piola filosofo, sono una biografia di due signori che non sono dei matematici, una biografia abbastanza ben fatta. Poi un libro recente di Bottazzini e Nastasi. Questi sono i due libri, diciamo, i due riferimenti in cui c'è un trattamento abbastanza esteso a Piola filosofo, in particolare alle lettere di Evasio Auranio. Allora, Gabbro Piola, 1794-1850, è un personaggio interessante per il suo ruolo di scienziato. Un po' è stato fatto per quanto riguarda l'analisi dei suoi testi scientifici. Adesso c'è un progetto editoriale che ha qualche difficoltà a procedere, è quello riportato alla fine della slide. Sono stati tradotti alcuni lavori con commenti un po' stringati, data la mole e dato il fatto che molti dei traduttori sono dei fisici matematici piuttosto che storici. Comunque questo lavoro che raccoglie i testi scientifici più interessanti è in previsione un secondo volume in cui si dovrebbero, diciamo, io mi occupavo della parte delle lettere di Evasio Urania che ho tradotto in inglese, una traduzione abbastanza difficile perché il linguaggio di Piola in questi testi è quello che si pensava essere dell'uomo colto, cioè un linguaggio involuto con molta retorica, discorsi, diciamo, che è difficile capire anche in italiano, figuratevi insomma come si riesce a renderli in inglese. Piola, come ho già detto, anticipato, non fu solo un bravo matematico, a mio parere è stato il più originale dei fisici matematici della prima metà dell'Ottocento. Ma fu anche un uomo di profonda cultura, una cosa che non era molto rara in effetti per i tempi. Piola, nobile d'estrazione, fu un cattolico fervente, conservatore in politica, blandamente liberale e forse moderatamente anti-austriaco. Siamo negli anni siamo vicini, insomma, lui muore dopo i moti di Milano. Fu amico di Rosmini e frequentò gli stessi salotti di Manzoni. La fede cattolica rappresentò certamente il suo impegno sociale più forte. Con il cognato Gabrio Casati, famoso per la legge Casati, la riforma universitaria, e diciamo più impegnato di Piola in politica, era stato, diciamo, protagonista delle giornate di Milano, insomma, moderato, criticato da Carlo Cattaneo come, diciamo, poco idoneo a ricoprire il ruolo che ricopriva. Comunque, diciamo,
e con Gabrio Casati faceva pratica, svolgeva opera di catechesi ogni domenica. Quindi diciamo era un impegno, questo signore un po' casa e chiesa, insomma, nobile, ricco, faceva questo lavoro per i poveri. La sua premura fu premiata con l'ammissione all'Accademia di Religione Cattolica di Roma, un incarico considerato prestigioso per i tempi. Come si fa andare avanti, enter. Allora, ha scritto, questi sono i saggi filosofici in difesa della religione cattolica dagli attacchi degli scienziati moderni portatori dei valori dell'illuminismo. Vedete, ci sono una serie di testi. Commenterò leggermente il primo se c'è tempo e con più spazio le lettere di Evasia ad Urania. L'epoca in cui ha vissuto Piola era quella della Restaurazione, dopo la sconfitta di Napoleone, Restaurazione che riguardò non soltanto la vita politica ma anche quella culturale, persino di impronta scientifica. Diciamo, nell'università e nell'accademia molti professori coinvolti nell'amministrazione napoleonica furono sostituiti da elementi lealisti, non sempre all'altezza. Fa eccezione Paolo Ruffini, conservatore e clericale al massimo grado, che però può vantare grandi meriti scientifici. In qualche modo veniva messa in dubbio anche, veniva messa in discussione la conoscenza della moderna matematica, in quanto frutto dei senza Dio francesi. Piola non arrivò a questi eccessi, anzi è abbastanza aperto, anche se poi, diciamo, qualche diffidenza nei confronti dell'analisi infinitesimale ce l'ha. Vediamo le lettere di Evasio Uranio. Sono, diciamo, hanno avuto un buon successo editoriale. Se ne trova ancora qualche copia online, se si cercano online, con un euro ne scaricate una versione. E va bene, diciamo, i nomi sono nomi non completamente di fantasia, ma non fanno riferimento a personaggi reali. Il maestro Evasio, che è Piola, e Uranio è un giovane matematico. Uranio sta per, si rimanda al greco celeste, indica un po' l'astrazione, gli interessi del giovane matematico. E probabilmente Evasio fa riferimento a un santo, Sant'Evasio. La prima lettera, sono quattro le lettere, la prima secondo me è quella più interessante e espone la sua epistemologia di stampo cristiano. E non c'è niente di particolarmente originale negli scritti di Piola, e nel senso che questa epistemologia cristiana, diciamo, ha origini antiche, però Piola è un grande matematico e utilizza la sua preparazione per fare delle critiche, insomma, che hanno un interesse, probabilmente almeno per noi che ci occupiamo di scienza, maggiore rispetto a quello che può fare un filosofo con una minore preparazione di matematica. Allora, vediamo. Nella prima lettera, diciamo, esalta il valore della religione, e poi qui un pochettino entra in campo il suo ruolo di scienziato. Dice che tutto considerato la religione non è che sia molto diversa dalla scienza. Come la scienza si basa su principi indimostrati, così la religione si basa su dogmi. E diciamo, tra l'altro, anche se noi facciamo dei calcoli, delle trasformazioni logiche, dei ragionamenti, il risultato a cui noi otteniamo ci crediamo non tanto perché ci sia evidente, ma per un atto di fede nei confronti della forma di ragionamento che adottiamo. Poi anche nella matematica ci si rende conto, addentrandosi nello studio, che esistono confini inesplorati e quindi eccetera eccetera, quindi un margine. Beh, ci sono, la religione va però difesa, ci sono degli attacchi da parte degli scienziati contemporanei. In particolare si critica il ruolo della Chiesa,
evidenza sostituendo la parola Dio con la parola natura. Questo dal punto di vista di Viola sono degli attacchi alla religione. Va bene, diciamo la seconda lettera di Piola è quasi interamente dedicata alla confutazione di un testo di Laplace, un testo che sul calcolo delle probabilità, adesso non ho il titolo preciso qui, in cui sostanzialmente Laplace diceva che la teoria delle probabilità, la statistica anche, si poteva applicare anche a problemi sociali, problemi morali. Questo, su questa cosa c'era Ruffini che aveva scritto un trattato abbastanza esteso di critica, Piola analogamente, e qui adesso riporto un commento in cui forse la critica di Piola mi sembra abbastanza, cioè ha un qualche peso di carattere etico più che sostanziale. Qui dice: fingiamo un caso, una persona che è condannata innocente che sta per essere giudicato da un tribunale. Dice che consolazione può trarre questa persona facendo dei ragionamenti statistici sulla possibilità che la giuria gli dia un verdetto favorevole. Forse è più ragionevole per lui di pregare Dio e fare pregare Dio in modo che illumini la giuria e faccia prevalere la giustizia. Adesso le conclusioni, penso di star rispettando i tempi, ma l'ho letto apposta per stare un pochettino stretto. Diciamo, la terza e la quarta lettera riguardano, diciamo, le prime due lettere sono la parte destruens della matematica, critica, possibilità di mettere in crisi la religione. Le altre lettere sono la parte construens, in particolare nella terza lettera dedicata alla matematica pura si parla del concetto di infinito, che è un concetto matematico che aiuta a comprendere l'infinità della divinità, eccetera. E la quarta lettera è una quarta in cui Piola dimostra la sua profonda cultura dei testi scientifici dell'epoca, è una lettera in cui si ripercorrono le tappe della Genesi e si fa vedere che, diciamo, le spiegazioni scientifiche non sono complete, ma richiedono un intervento di un attore esterno. In particolare, per esempio, la meccanica newtoniana spiega esattamente il moto dei pianeti, però non spiega come mai i pianeti si muovono su quelle specifiche orbite, chi è che ha messo i pianeti in quelle orbite e come mai rimangono. Va bene, chiudo, diciamo, considerato appunto che il mio è un lavoro in fieri, e spero di renderlo più concreto negli atti. Allora, penso di aver detto, posso saltare anche le conclusioni, che sono scritte qui e sono comprese in quello che ho detto, per cui concludo il mio intervento.